batteremo anche per Paola, una ragazza nigeriana a cui i trafficanti di esseri umani avevano promesso una vita migliore dopo lo sbarco a Lampedusa e le avevano detto: guarda, ti paghiamo noi il biglietto del viaggio e poi ci restituirai quei soldi lavorando, solo che non le avevano spiegato quale fosse il lavoro. Quando è arrivata l'hanno costretta contro la sua volontà a prostituirsi, l'hanno ridotta in schiavitù, è stata salvata dalla polizia anche in questo caso, ma queste storie non finiscono tutte a lieto fine. E questa è un'altra ragione per combattere con ogni mezzo quella mafia che è oggi la più potente di tutte, ed è la mafia che organizza il traffico di esseri umani. Sull'immigrazione io so bene che i risultati non sono quelli che ci si attendeva. È chiaramente il fenomeno più complesso che mi sia trovata